Signore e signori, buonasera e grazie di essere intervenuti a questo incontro pubblico che ho il piacere di moderare. Vi porto il saluto dei meetup organizzatori. L'argomento è molto importante, l'avete letto sulle locandine e sui vari canali di informazione attraverso i quali l'abbiamo distribuito un po' in giro. Speriamo di riuscire in parte a darvi tutte le informazioni per le quali siete qua stasera. Io vado velocemente a presentarvi quelli che sono i nostri ospiti stasera. Inizierei dai nostri parlamentari. Sergio Puglia, senatore della Repubblica. Oltre che membro della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, Carlo Sibilia, deputato, terza Commissione Affari Esteri e Comunitari, Nando Di Cè, leader di Insorgenza Civile, e il nostro tecnico, l'avvocato Giovanni Giordano, esperto di anatocismo e usura bancaria. Detto ciò, io direi di passare velocemente all'argomento clou della serata. Volevo far intervenire l'avvocato Giordano. Avvocato, se può spiegarci e far capire alle persone qui presenti in parole più semplici possibile di cosa si tratta e cos'è, sì, e cos'è l'usura bancaria e cosa intendiamo quando parliamo di anatocismo. Grazie. Allora, quindi per cercare di mettere a fuoco il problema è necessario partire da quelli che sono gli illeciti che normalmente compiono tutte le banche, a partire quindi dall'anatocismo, che è l'uso scorretto di applicare gli interessi sugli interessi, in quanto il nostro ordinamento va a prevedere in maniera inderogabile che gli interessi devono essere applicati giorno per giorno e non gli interessi sugli interessi, creando una sorta di duplicazione degli interessi stessi e quindi dei saldi apparenti che vanno a pregiudicare il cliente anche nella disponibilità delle somme di cui ha bisogno per le sue esigenze, siano esse di natura imprenditoriale che personale. Da qui poi si va a chiarire con la giurisprudenza della Suprema Corte che già dal 2004, venendo incontro a quelli che sono dei diritti inalienabili, ha statuito che le banche non possono applicare gli interessi sugli interessi nonostante questi surrettiziamente vengono proposti come un uso che è normativo e pertanto andrebbe a superare il divieto legislativo. Cosa assurda, fortunatamente l'autorità giudiziaria ha dato un supporto che è fondamentale alla giusta tutto terra del cittadino. Non solo, ma di qui a poco le banche andando ad applicare degli interessi esorbitanti è intervenuto anche il governo con la legge 108/96 detta anti-usura, per la quale si stabilisce che non la banca, una volta che sfora i tassi soglia stabiliti dal Ministero, non possono avere diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo per la erogazione del prestito. E qui viene ad essere preso in considerazione anche il reato di usura previsto dal 644 del codice penale, in quanto in effetti quando noi andiamo in banca per avere un prestito ci troviamo in uno stato di bisogno, che è uno dei presupposti dell'usura. Nonostante ciò le banche continuano anche ad applicare degli interessi usurari in maniera che è furbizia, che furba e surrettizia, laddove oltre al tasso che è nominale che noi troviamo nel contratto vengono applicate a tutta una serie di ulteriori addebiti
come le commissioni, l'assicurazione del credito a favore della banca con delle compagnie assicurative di cui sono proprietarie le stesse banche, per cui da un lato si giustificherebbero come spese, ma in sostanza costituiscono degli ulteriori compensi che, come ha chiarito sia la Cassazione con numerose sentenze penali, che l'ultima sentenza che ha avuto la 350 del 2013, tutti i compensi a qualsiasi titolo percepiti dalla banca vanno imputati ad interessi e pertanto vi è lo sforamento del tasso soglia, con la conseguenza che la banca non ha diritto ad alcun compenso, sia per interessi che per oneri o commissioni o spese. La cosa purtroppo è talmente diffusa che non c'è nessuno di noi che non ha avuto bisogno di ricorrere alle banche, con la grave connivenza anche del governo stesso, nel momento in cui noi abbiamo che l'attività che creditizia è una funzione che è pubblica, e a questo punto non si spiega come lo Stato possa andare a consentire che un'attività pubblica possa essere finalizzata a sfruttare il cittadino in maniera sottolettizia e scorretta. Per cui i rimedi dal punto di vista di quella che può essere la tutela è solo quella di ricorrere all'autorità giudiziaria, ma sarebbe opportuno invece che ci fosse da parte delle istituzioni un controllo sull'attività illecita delle banche, che deve avvenire di ufficio senza bisogno di dover ricorrere al giudice. Sì, avvocato, questo è un argomento. E questo è un argomento che magari... Scusate. Il bello della diretta. E questo è un argomento che affronteremo più tardi nel corso del dibattito con i nostri parlamentari. Adesso vorrei, mi sembra che almeno per questo primo intervento sia stato abbastanza chiara quella che è la definizione di anatocismo e come le banche utilizzano degli escamotage per estorcerci denaro, diciamo senza, almeno dal punto di vista formale, superare i tassi di usura che sono stabiliti dalla legge. Adesso facciamo intervenire Nando Dice, che è il leader di Insorgenza Civile, che ci illustrerà la storia della diciamo come le banche hanno influito anche sull'aspetto economico nazionale nel corso degli ultimi anni. Prego Nando. Buonasera a tutti. Allora, voglio spiegare la presenza di un movimento come Insorgenza Civile all'interno di un contesto che parla di banca. Noi nel 2004 producemmo un documento che indicava i tassi di interesse bancari come strumento di controllo politico da parte dell'accordo alta finanza e partitocrazia nella colonia meridionale. E partimmo dall'analisi delle leggi, cioè nel senso che vi posso garantire che non c'è una sola legge fatta dal 1861 fino ad oggi che non sia finita in un modo che vi sto a dire, cioè la legge fatta per il Sud ha favorito sia dal punto dei soldi dati, sia da quelli spesi, sia dal punto di vista dei tassi di interesse, il Nord nei confronti del Sud. L'anatocismo, gli interessi sugli interessi, sono stati nella maggior parte dei casi, anzi nel 100% dei casi, differenti fra Nord e Sud. E quindi, partendo da questo tipo di ragionamento, noi dicemmo questo non è più un atto tecnico neutrale dal punto di vista economico, no, perché i media, il sistema Italia, il sistema dell'alta finanza spaccia l'economia come se fosse un fatto neutro. Quindi spacciando l'economia come un fatto neutro, diciamo ma che la banca commette tassi di interesse differenti e quindi noi politica che c'entriamo? Non è affatto vero. E quindi partiamo dalle leggi e cerchiamo di farci due risate. Legge
scusate, non riesco a... 183 del 76, modificata con la legge 64 dell'86. Legge che dice, era intitolata sgravi a favore delle banche operanti al sud. Legge a favore delle banche operanti al sud. Come è andata a finire questa legge? È andata a finire che su 34.000 progetti finanziati, 510 miliardi di lire stanziate, alla fine 4 miliardi e 680 milioni sono andati al nord, 1 miliardo e 140 milioni sono andati al sud. Azza, a favore dello sud. È come le rivaglia mai nata manere sta legge, perché così è andata a finire. La differenza dei tassi di interesse applicati dalla stessa banca erano del 21%, cioè 3,7% di interesse al nord, 4,35% al sud, quando era della stessa banca. Cioè la stessa banca che dava i soldi alla Fiat, che operava su tutto il territorio nazionale, quando la Fiat li spendeva al sud, chiedeva il 4,5%, il 4,35%. Quando la banca, la Fiat li spendeva al nord, chiedeva 2 punti di interesse in meno. Chissà perché. Logicamente io lo so perché, e lo diremo nel secondo giro. La differenza invece, quando le banche erano differenti, cioè quando una banca dava per i soldi spesi al nord un tasso di interesse e un'altra banca dava il tasso di interesse un prestito al sud, era invece del 24%, cioè 3,5 al nord e 4,30 al sud. Logicamente questi dati la Banca d'Italia non ce li dà. Chi ce li dà questi dati? Ce li dà il Fondo Monetario Internazionale. Perché non ce li dà la Banca d'Italia questi dati? Perché la Banca d'Italia era sottoposta in quel periodo a un pseudo controllo politico, la politica era d'accordo col sistema finanziario e tutte e due, come diceva il professor Cutolo, quando si tratta di, tra virgolette, fregare qualcuno, si mettono sempre d'accordo. Quel qualcuno era il Sud. Ma andiamo avanti. Legge 675 del 1977. Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, è lunga la cosa, però per quanto riguarda la ristrutturazione industriale del Mezzogiorno. Questa è un'altra legge fatta nel titolo a favore del Mezzogiorno. Ma come sono belli questi italiani, grazie italiani, avete fatto legge per noi, vi ringraziamo tantissimo, ma come si aiuta a finire questa legge? È andata a finire che 63,4% dei soldi sono andati al nord, il 6,4% sono andati al centro e il 7,9% sono andati al sud. Dice, ma non fa 100 la somma? E certo, perché il resto è andato all'estero. E lui dice, ma vabbè, ma sarà un caso, diciamo, non è possibile che questo tipo di ragionamento sia fattibile. Era una legge fatta per il sud, infatti il sottotitolo di questa legge recitava con investimento obbligatorio al sud del 40%. Anzi, meno male che era obbligatorio. E se non era obbligatorio, che succedeva? Ma non è così, non è finita così. Perché la stessa legge diceva che gli stabilimenti interessati dovevano essere stanziati al sud. Logicamente noi siamo poveri, siamo sempre state povere, l'Italia ci ha da regalare fabbriche, non abbiamo mai avuto niente secondo quello che è la storiografia ufficiale, grazie ai signori di questa stela che sta qua dietro. Va bene, allora noi diciamo che abbiamo voluto l'Italia perché eravamo poveri, e quindi questa la stela racconta dei morti garibaldini. Logicamente io, essendo di insorgenza civile, diciamo ringrazio per averci fatto guardare da questo lato, perché sennò mando sta cava serata. Allora, stabilimenti interessati all'agevolazione, no, perché uno potrebbe dire siamo tutti italiani, che ce ne importa a chiamare i soldi, basta che i soldi poi spendono qua, giusto? Allora il ragionamento è: gli stabilimenti che hanno avuto i soldi sono stato il 38,6% al nord. Nando, sì. A concludere poi dobbiamo fare il secondo giro. Sì, erano solo le prime tre leggi, poi le conclusioni, voglio andare velocissimo allora. 38,% al nord, 15,% al centro e 18,% al sud. Questa era la legge che obbligava lo Stato italiano a spendere il 40% dei soldi al sud. Al sud sono andati il 18,8%. Cosa dicevano le banche per ritornare all'anatocismo? E chiudo questo primo intervento dicendo: le banche dicevano prestiamo i soldi con più interesse ai meridionali, perché essendo la struttura più povera noi il nostro rischio di impresa è più elevato. Logicamente se ce l'hai meno soldi è logico che la nostra struttura economica è più povera. Quindi,
quindi è una falsità quella che dicono le banche in accordo con i politici, che dicono che al sud non girano più soldi perché anche quando obbligano a fare girare il 40% non superiamo mai il 18,6% dei soldi. Grazie. Ringraziamo Nando, passiamo al prossimo intervento. Adesso interverrà Carlo Sibilia, il deputato della terza commissione affari esteri e comunitari. Prego. Grazie a tutti anche di essere qua, grazie agli organizzatori per aver organizzato questo incontro. Io sono abituato a non dare mai nulla per scontato, lo dico sempre, perché immagino che questo incontro è stato fatto diciamo in maniera libera, trasparente, senza soldi chiesti alle banche, quindi non ci saranno interessi per il finanziamento, e quindi devo dire quantomeno va un applauso a questi ragazzi che oggi si sono presi la briga di organizzare un convegno del genere su una tematica abbastanza complessa. La tematica è complessa perché naturalmente noi siamo abituati a vedere la banca, o meglio nella cultura popolare, la banca è qualcuno che ci dà i soldi, cioè quindi ci presta, ci aiuta. Purtroppo nei fatti non è più così da un bel po' di tempo. E soprattutto c'è da pensare una cosa che potreste magari chiedere a qualche boss di qualche criminalità organizzata, magari la camorra, la mafia. Anche queste persone, grazie alle banche, hanno perso il loro lavoro. Perché in realtà quello che prima facevano le grandi criminalità organizzate oggi è istituzionalizzato e viene fatto dalle banche. C'è una differenza. Prima se beccavano un usuraio, magari lo beccavano e forse lo arrestavano. Oggi se becchi la banca che ha fatto dell'usura bancaria, quella banca, state sicura, che continuerà a fare il suo lavoro come se nulla fosse successo. E questa è la grande stortura che deve essere compresa. Cioè, rendiamoci conto, signori, è di fatto queste leggi che adesso vi racconterò, alcune ve sono state già raccontate da Nando prima e altre, insomma, altre iniziative le vedrò in seguito, però tenete presente che si sta istituzionalizzando, quindi ci stanno facendo credere che sia normale. È normale perché c'è scritto nelle leggi, è normale che esista l'usura bancaria, è normale. Abbiamo applicato l'interesse sull'interesse, cioè noi vi stiamo chiedendo di darci dei soldi che voi non avrete mai, però è normale. Vi stiamo chiedendo magari l'interesse del 20%, vi stiamo chiedendo le commissioni di massimo scoperto, i costi di extra fido, cose che sono lontane dal nostro ordinamento bancario nazionale, ma ci siamo sbagliati. Cosa succede? C'è un articolo, e poi l'avvocato mi sosterrà in questo, l'articolo 50 del testo unico bancario, che dà una possibilità, uno strapotere a una banca che decide di chiedere dei soldi a un correntista. Gli fa un decreto ingiuntivo ed ha lo stesso potere del giudice adito. Quindi se questo personaggio della banca, poi magari vi darò le definizioni precise, se un funzionario della banca incaricato decide di chiedere i soldi a una persona, quei soldi vanno automaticamente vengono richiesti attraverso un decreto ingiuntivo provvisorio. Cosa significa? Che qualsiasi calcolo viene fatto viene certificato dalla stessa banca. Quindi se questa banca per sbaglio, non succederà mai, l'avvocato mi darà ragione, non succederà mai che la banca sbaglia, ti chiederà i soldi, magari con il 15, il 20, il 30% in più qualche volta, può succedere magari, e tu sei costretto ad attivarti per pagare. È lo stesso meccanismo che succede con Equitalia, è lo stesso meccanismo che succede con l'Agenzia delle Entrate. Ti chiedono i soldi, poi magari succede che qualcuno si sbaglia, e chi è che paga quando la banca si è sbagliata? Mai nessuno. Perché è sempre il cittadino che ha la preoccupazione, deve andare dal commercialista, deve andare dall'avvocato, quindi c'è una sproporzione tra quello che è oggi il potere bancario e quello che è oggi il potere che i cittadini possono
opporre al potere, allo strapotere bancario. Questa è la grande questione dell'usura bancaria e dell'anatocismo, e questo da tenere in mente. Le leggi che sono state fatte negli anni hanno semplicemente dato un'istituzionalizzazione a quella che è l'usura bancaria. Quindi ci sono attualmente dei calcoli che vengono fatti per l'usura bancaria. Adesso io non voglio tediarvi con quali siano le analisi, però oggi naturalmente tutte le leggi che vengono fatte anche da parte dell'Europa per dare più soldi alle banche. Cioè, voi sentite ultimamente, pochi giorni fa, il 10 settembre 2014, Mario Draghi è uscito in televisione e ha detto: abbiamo abbassato il costo del denaro, stanno regalando i soldi allo 0,5%. Cioè, le banche oggi prendono i soldi dalla BCE, che gli dà un quantitative easing, si chiama, diamo i soldi al sistema, e le banche naturalmente non lo ridanno ai cittadini magari allo 0,5% come oggi, ma ci applicano gli interessi sopra. Allora voi capite che questo sistema è in contrapposizione anche con degli articoli costituzionali, ad esempio l'articolo 41. L'articolo 41 della Costituzione è quello che dice che ogni impresa, perché oggi le banche tutte sono imprese private, perché sfido chiunque a dirmi che esiste una banca in Italia, almeno che sia a proprietà pubblica, non esiste nessuna banca che fa gli interessi dei cittadini. Le banche vengono tenute dai privati, è esattamente come il salumiere che vi fa pagare magari il prosciutto più di quello del prezzo a cui lo acquista, è lo stesso meccanismo. Le banche sono degli organismi privati, quindi nessuna di queste banche vi dà i soldi a gratis, è un meccanismo contorto che si chiude così. Però voglio dire, e chiudo perché il tempo è poco, poi magari facciamo un secondo giro, che attualmente, soprattutto magari al nord, dove ci sono oggi più banche, se pensate a qualche grande banca del sud, la vostra mente sarà bianca, perché non esistono più banche, grandi banche al sud, almeno nei primi 30 grandi gruppi bancari d'Italia, esistono delle grandi cose che stanno accadendo, cioè nel senso che alcune unioni di artigiani, ad esempio, si mettono insieme e fanno le cosiddette perizie econometriche, il check-up bancario. Vi vedono praticamente all'interno della vostra azienda, possono risalire fino a 60 anni quanti interessi avete pagato, che non dovevate pagare. E la bella notizia è che qualcuno ha avuto anche ragione. C'è una grande azienda agroalimentare che è riuscita a recuperare 600.000 euro di quelli che ha pagato illegalmente alle banche grazie a questo tipo di attività. Quindi l'auspicio è che magari in futuro si riesca anche qui ad organizzare queste sedute di bank check-up per le imprese che sono strozzate dalle banche. E chiudo così. Grazie mille Carlo. Passiamo al senatore Sergio Puglia, che farà il suo intervento. Prego. Buonasera a tutti. Bellissima serata insieme agli amici, e effettivamente, come diceva Carlo, mai nulla per scontato. Per organizzare una serata non è semplice poi trovare anche cittadini, persone che realmente vogliono capire quello che gli accade intorno. Perché questo? Perché tutti quanti noi stiamo presi dalle cose del mondo, dal lavoro che non c'è, dai problemi. E quindi si fa in modo che le persone hanno sempre meno tempo per aggiornarsi, per dialogare, per capirsi e quindi per informarsi. Meno informazione c'è, o meglio, meno informazione reale c'è, meglio è per chi deve, come dire, commettere atti illegali, però nella legalità. Ossia, se io do una sovrainformazione, come succede oggi in Italia, cioè abbiamo tantissimi messaggi informativi, tanti, ma l'informazione reale è poca. Cosa succede? Che io, che non ho tempo, non riesco ad andare a vedere di questi tanti messaggi qual è il messaggio reale. Perché? Perché non ho tempo? Perché sono stato messo in una condizione familiare, sociale, culturale, che non riesco più a trovare il tempo per informarmi, per problemi lavorativi, problemi di lavoro. Ecco,
in riferimento proprio a questo, e per quello che stiamo in questa sede discutendo, noi dobbiamo partire dal perché tutto questo. Noi stiamo parlando di usura bancaria, quindi stiamo parlando del prestito di denaro a fronte di un interesse spropositato. Quindi il denaro ha un costo, quindi io ti presto e tu non soltanto mi devi dare il dopo il denaro indietro, mi devi dare quel costo del prestito. Ma perché tutto questo? Com'è possibile che poi c'è un costo esorbitante? Ma tutto parte forse da un pensiero che negli anni 90 è stato messo alla luce da una persona, guarda caso ancora una volta un italiano, Giacinto Auriti, che era un giurista, era anche un fine politico. Ecco, Auriti disse una cosa, oltre a fare una cosa, quello che fece, intentò una causa contro la Banca d'Italia, fu persa. Ecco perché ci troviamo anche a questi livelli. Auriti aveva un pensiero che poi è un pensiero comune, lui non fece altro che renderlo pubblico da un lato e chiarificarlo dall'altro. Auriti, quello che oggi ci ha lasciato, è un pensiero semplicissimo. Il denaro di chi è? Il denaro di chi è? Il denaro lui voleva che nel momento in cui era stampato e venisse emesso, il denaro doveva diventare di proprietà popolare. Oggi non è così. Il denaro non è proprietà popolare, è proprietà della Banca d'Italia. E qualcuno potrebbe dire, ah vabbè, meno male, meno Banca d'Italia e dell'Italia. E no, e no, la Banca d'Italia non è degli italiani. E poi vi ricordate qualche mese fa quando TV, giornali e radio dissero che quei 160 parlamentari che stavano in Parlamento e stavano urlando erano dei cattivoni, perché stavano urlando nelle istituzioni. Noi stavamo urlando perché normalmente non ci ascoltavano, perché stavamo dicendo: signori, state rubando al popolo italiano 7 miliardi e mezzo per darlo alle banche e alle assicurazioni. Ecco perché stavamo là ad urlare. Quando fanno vedere che i grillini urlano, non perché siamo là che vogliamo urlare, non vi fate prendere in giro da TV, giornali e radio. Noi stiamo là e urliamo solo in un'occasione, quando vediamo che con le buone non riescono a ascoltarci, non riescono a fare qualcosa di diverso. Allora cosa bisogna fare quando c'è qualcuno che sta facendo un'ingiustizia e con le buone non vuole cambiare? Ma minimo urlare, minimo. Allora, quindi la Banca d'Italia di chi è? La Banca d'Italia è degli azionisti. Qualcuno potrebbe dire, e vabbè, ma lo Stato è azionista, è vero, sì, lo Stato è azionista, è vero, per il 4,75%, tutto il resto sono tutte banche e assicurazioni private, punto. Qualcuno non lo sapeva, bene, questa sera lo sa, la Banca d'Italia non è del popolo italiano. E allora, quando la BCE, Banca Centrale Europea, parla, non parla per il popolo italiano, ma parla a bocca delle banche nazionali. E chi sono le banche nazionali? Sono privati, che stanno lì certamente, a uno scopo, giustamente. È una banca privata, cosa deve fare? La carità? Deve pensare il sistema sociale di uno Stato? No, deve pensare il profitto. Allora, quindi quando la BCE dice abbiamo abbassato allo 0,5, sta dicendo io emetto moneta, la presto, non agli stati,
Cioè, questa è una cosa fuori di testa. Quando ci penso, io veramente vado fuori di testa. La banca centrale non dà gli soldi al Ministero del Tesoro italiano o al Ministero del Tesoro francese, no, lo dà alle banche e le assicurazioni, e le banche e le assicurazioni lo prestano alle imprese. A quanto ve lo prestano? Allo 0,5? No, ovviamente non lo possono prestare allo 0,5, altrimenti non avrebbero profitto. All'1%? Al 2%? No, ancora di più. Quindi vedete quanti soldi si fanno per qualcosa che doveva essere del popolo italiano. Allora noi ci troviamo davanti a questo sistema. E allora, come combattere questo sistema? Certamente non bisogna ascoltare le voci di queste sirene. E sappiamo benissimo, e prima l'amico ci ha fatto un elenco anche di leggi. Le leggi chi le fa? Le fa il politico. E quindi ci sono politici anche oggi che ascoltano il canto delle sirene, continuano ad ascoltarlo. Ecco perché i cittadini si sono scocciati e anziché scendere semplicemente per le strade, oggi stanno lì in Parlamento. Ecco quello che stiamo facendo lì in Parlamento. Il cittadino si è stancato ed è diventato direttamente lui parlamentare. E ricordatelo sempre, TV, giornali e radio possono dire quello che vogliono su di noi, possono far pensare quello che vogliono su di noi, ma noi ogni giorno, ogni minuto, ogni momento che stiamo lì dentro, ve lo posso giurare, non abbiamo mai mancato il nostro mandato elettorale, la nostra promessa che avevamo fatto ai cittadini, mai! Grazie Sergio. Grazie per l'intervento. Chiedo a tutti voi un po' più di precisione, di rimanere all'interno dei 5 minuti concordati, così per non sforare troppo. Va bene, andiamo avanti. Adesso chiamo qui a parlare con voi Alfredo Quaranta, cittadino e imprenditore, che ci porterà un esempio pratico di relazione tra impresa e banca. Grazie. Buonasera a tutti, vi chiedo un attimo di comprensione, non sono abituato a parlare davanti a tante persone, a parte i miei collaboratori. Mi accomodo. Allora, prima di iniziare volevo un attimino dare delle date. Perché? Volevo partire un attimo dal 2000, più o meno, poi i nostri parlamentari ci confermano questa cosa. Nel 2000 Prodi applicò una tassa sull'Europa, la tassa dell'Europa che è servita per entrare in Europa. Nel 2002 siamo entrati con la moneta unica e quindi è iniziata in quel periodo una concorrenza tra stati, non si poteva più svalutare la moneta perché la moneta non era più nostra e quindi lo Stato è iniziato ad andare in difficoltà perché non poteva svalutare, quindi non potendo svalutare iniziava a stare stretto, non poteva più spendere i soldi che una volta spendeva perché svalutava e spendeva più soldi di quello che poteva spendere. Poi nel 2008 iniziò la crisi in America. Questa crisi portò le banche in difficoltà. Difficoltà economica, e la conseguenza qual è stata? Che iniziarono a restringere i prestiti nei confronti delle imprese, riduzioni, restrizioni, revoche di conti correnti, e questo fatto ci ha portato a quello che oggi è la crisi dell'imprenditoria. Lui lo deve presentare lì. Allora, alcuni esempi pratici. Allora, innanzitutto volevo chiedere ai parlamentari, questo fondo per le PMI che state creando, come viene utilizzato, come viene erogato?
Poi le banche oggi applicano alle imprese dei tassi leggermente più bassi se sono garantiti dallo Stato, la chiamano 662, non so se questa legge è giusta. L'agevolazione naturalmente che riceve soltanto chi ha un reddito, ha un bilancio in regola, che produce utili. Quindi le banche prestano soldi soltanto a quelle aziende che hanno un reddito, quelle aziende che non hanno un reddito, che non hanno una dichiarazione redditi sufficiente, purtroppo non riescono ad avere queste agevolazioni. Quindi dopo generalmente ci spiegate come funziona questo fondo PMI e il resto. Dunque, alcuni consigli che voglio dare per chi apre dei conti correnti. Naturalmente le banche sono un male necessario, purtroppo ci devono essere, non ne possiamo fare a meno. Quando che d'altronde sono forti con i deboli e deboli con i forti, e questo è il problema fondamentale. Chi ha molti soldi da restituire alle banche riesce sempre a trovare un accordo conveniente all'imprenditore o all'azienda che deve dare molti soldi alle banche. Il piccolino che ha pochi, un fido che non so, 10.000 o 20.000 euro, la banca che fa? Chiude il conto, revoca e ti manda il pignoramento, come diceva prima anche l'avvocato. Un fatto importante: quando apriamo un conto corrente in banca, cerchiamo di non far capire alla banca che abbiamo una necessità impellente di avere quel conto corrente o il fido. La banca più capisce che noi abbiamo bisogno di loro e più ti applica dei tassi usurai. Io ho cercato di fare nella mia attività, nella mia impresa, di diversificare le banche, non averne una sola, cercare di averne due o tre, in modo tale che cerco di metterle in concorrenza e chi mi applica delle condizioni più interessanti lì mi rivolgo. Quindi quando apriamo un conto corrente facciamo prima un attimo attenzione, memorizziamo le condizioni bancarie, anche se non scritte perché difficilmente te lo scrivono, però prendiamo nota e facciamo sempre riferimento a quelle condizioni che abbiamo concordato con la banca. Eventuali investimenti che devono essere effettuati, non utilizziamo gli scoperti di conto corrente, facciamo dei prestiti finalizzati, perché una scoperta di conto corrente costerà il 7, l'8, il 9, il 10% di tasso, mentre dei prestiti finalizzati hanno dei tassi sicuramente molto più bassi. Una cosa devo dire però, certamente le banche non possono prestare dei soldi a zero, cioè senza guadagnare, un minimo devono guadagnare, se no non portando utili neanche le banche possono stare in piedi. Anche perché fino a un certo punto, perché poi ce ne frega o non ce ne frega, purtroppo senza banche non so se possiamo andare avanti, ormai il mondo che è un male necessario, purtroppo non possiamo farne a meno, anche perché nel portafoglio le banche hanno anche delle insolvenze piuttosto elevate, vista la crisi in questo momento, quindi molti non possono restituire i prestiti, quindi per colpa loro. Quindi queste sono alcune informazioni, consigli che posso dare a chi si appresta ad aprire un conto corrente in banca. Poi naturalmente le imprese sono tartassate da tasse, 70% dei nostri utili vengono mangiate dalle tasse, e la burocrazia purtroppo sappiamo che è un male che chissà se riusciremo a eliminare. Io volevo solo aggiungere un'altra cosa molto velocemente, un'altra cosa che uccide le aziende è l'illegalità, l'evasione fiscale, che uccide le aziende serie, non quelle che purtroppo fanno bello e cattivo tempo. Le aziende che pagano le tasse sono danneggiate da quelle signori che vendono gruppi organizzati per evadere. Io ho fatto 5 esposti alla Guardia di Finanza, io ho chiesto anche alla Procura della Repubblica di sapere che fine hanno fatto questi miei esposti, in quanto nel mio settore si vendono i prodotti senza pagare IVA. È giusto, uno vorrebbe dire l'IVA è meglio non pagarla, però o la paghiamo tutti o è meglio che non la paga nessuno. Grazie a tutti. Ringraziamo Alfredo per la sua testimonianza e il suo intervento, che sicuramente sarà utile a tutti noi.
Ritorniamo al nostro giro con gli esperti. Volevo ridare la parola a Nando Dice, che magari può completare la parte che aveva cominciato prima, dopodiché ripasseremo la palla ai nostri rappresentanti in Parlamento e chiuderà l'avvocato con la spiegazione degli strumenti ai quali possiamo accedere per difenderci dal problema dell'usura e dell'anatocismo. Prego Nando. Per brevità, diciamo, cercherò di leggere solo questo passaggio e poi andrò a braccio. No, siamo tutti quanti seduti, voglio stare seduto pure io, perché diciamo fare questa disparità di seggiola. Diciamo. Questa è una dichiarazione di Pietro Carlo Padoan, attuale ministro. Allora, prima avete sentito che io ho denunciato una disparità enorme nell'arco degli ultimi 150 anni, una bizzecola, 6 generazioni di meridionali, che hanno subito una disparità fra nord e sud, perché come noi sosteniamo, noi siamo una colonia a tutti gli effetti. Padoan nel 2014, cioè poco tempo fa, dice una cosa semplice. Dichiarazioni all'intervista fatta a Oscar Giannini il 24 giugno 2014. Dice: noi non possiamo offrire al sud il cambio alla pari, così come Kohl offrì alla Repubblica Federale Tedesca, perché non abbiamo la forza contrattuale. Quindi questa frase è la prova provata che la differenza di interessi e quindi di anatocismo derivante fra nord e sud non è colpa dei meridionali, non è colpa della criminalità organizzata, che di solito dai tempi di Don Rodrigo sta a Milano, chiariamolo, vabbè, perché Don Manzoni, diciamo, sta a Milano. Come dice il mio amico Caiazzo, Expo non è il diminutivo di Esposito, ed è un'altra cosa che dobbiamo chiarire quando si parla di criminalità. Perché dico questo? Perché ultimamente hanno fatto una cosa italiana. Hanno legalizzato il PIL illegale. C'è prima uno che vendeva una bustrever oppure un fumo, armi, droga, rock and roll, non andava nel calcolo del PIL. Adesso ci va nel calcolo del PIL. Allora uno dice: io tengo 40 anni, sono 40 anni che mi dicono che noi meridionali viviamo di criminalità, mo che hanno legalizzato la criminalità, allora noi abbiamo avuto un vantaggio. No! L'83% della legalizzazione del prodotto illegale è do nord. Ma com'è sto fatto? Sono 40 anni che mi dite che noi del sud viviamo nell'illegalità. Vanno a legalizzare l'economia illegale e l'83% del vantaggio su Piglio Nord. Era una favola, una bugia. Il 36% del PIL della Lombardia lo fa l'Ndrangheta. Dati della Banca d'Italia. Quindi, come dicono gli onorevoli, qui quando sentite la televisione che parla lo sud, voi pensate al contrario. Voi pensate al contrario, non vi sbaglierete mai. Detto questo, voglio chiudere il discorso sull'anatocismo ricordando il mio grande maestro, e ringrazio Carlo Puglia, Sergio Puglia, di averlo ricordato. Auriti è quello che portò il signoraggio in Italia e spiegò che i soldi non sono del popolo, ma sono delle banche, come ha ben spiegato. In un paese come questo fece circolare una moneta complementare, si chiamava Simek. Durò un anno e 6 mesi. In quell'anno e 6 mesi non chiuse un negozio. Non emigrarono abruzzesi. Permettimi, non era italiano, era meridionale. Vabbè, non chiusero negozi, non emigrarono giovani, diminuì la disoccupazione. Dopo un anno e mezzo, sapete che cosa è successo a Guardagrelle, che era il paese dove Auriti sperimentò questo? La Guardia di Finanza circondò il paese. 16 elicotteri circondarono tutto il paese. Ma anche il virus Ebola, no? Cioè, circondarono il paese. Poi casa per casa, negozio per negozio, la Guardia di Finanza sequestrò il Simek, cioè la moneta complementare che Auriti fece girare. Impressionante. Cioè,
Quando dicono la criminalità non può essere sconfitta, io ricordo che da napoletano che il contrabbando a Napoli era dilagante. Io abito alla Riviera di Chiaia, un quartiere bene di Napoli, ci stavano i contrabbandieri di o pianerottolo mio. In una settimana e mezza lo Stato, siccome doveva vendere le MS alla Philips Morris e la Philips Morris disse allo Stato: se non elimini il contrabbando a Napoli noi le MS non ce le compriamo. In una settimana e mezza, quando lo Stato è stato costretto dalle multinazionali a combattere il contrabbando, in una settimana e mezza a Napoli c'è stato il suo contrabbando. Perché vi dico questo? Perché quando Padoan dice: noi non possiamo fare l'Italia unita, perché Italia unita significa che siamo italiana, no? Cioè uno di Belluno deve avere lo stesso tasso di uno di Taranto, mentre c'è un 47% di differenza di prestito all'impresa. Le assicurazioni non ne parliamo proprio. Assicurazione che conveniva vendere una coscia per fare un'assicurazione a una motorina a Napoli. A Napoli però, non a Milano. Perché dicono che noi a Napoli facciamo gli imbrogli. Poi scende statistica e, capito? Quando facciamo uno scippo andiamo su tutti i telegiornali d'Italia. Quando escono i dati ufficiali che a Napoli non ci sono più furti o più, diciamo, incidenti rispetto alle altre parti d'Italia, non lo dice nessuno. E chiudo. Il tasso di interesse, così come ci hanno dimostrato gli inglesi, è uno strumento di occupazione coloniale. Fare in modo di non dare alle imprese i soldi allo stesso tasso con cui si danno in casa madre è uno strumento coloniale. Gli indipendentisti scozzesi l'altro ieri era uno dei punti che loro rivendicavano per andarsene dall'Inghilterra. Si domandavano perché aprire un'impresa a Londra costa lo 0,8, cioè sono cifre che noi ci immaginiamo, cioè perché noi per 0,8 non è che rapimmo una fabbrichetta, rapimmo un'industria se ci devono 0,8, invece a noi ce l'hanno 16 per scendere interessi alle aziende. 16, io ho un'azienda, ho avuto anche 16% di interesse, quindi lo 0,8 è da favola per noi. Gli scozzesi sono venuti lì perché invece di avere lo 0,8 avevano lo 0,12 e se non venuti lì. E noi come farlo? A rivoluzione! Cosa che prima o poi succederà, perché così non si può andare avanti. L'Italia non è una, i tassi di interesse non sono mai stati uguali, non c'è nessuna legge, io le ho prese tutte, le pubblicherò sul sito di Insorgenza da domani, non le ho fatte prima per rispetto agli organizzatori. Le ho prese tutte, tutte le leggi italiane fatte per il Sud, esord, sud o nord. Tutte. Ci siamo? Ah, ok, no, che ogni tanto il microfono fa qualche scherzo. Niente, io mi sono autostonato. Ringraziamo Nando per l'intervento. Facciamo un bel applauso perché è un leader di un'altra formazione politica che viene a portare la sua voce anche all'interno di questo contesto. Da domani ci vediamo a vedere pure queste leggi che pubblicherai, perché penso che siamo interessati tutti quanti. Adesso andiamo avanti con l'avvocato Giordano. Avvocato, ci può magari illustrare quelli che sono gli strumenti per poterci difendere da usura e anatocismo? Grazie. Bisogna procedere al controllo della... innanzitutto è necessario che il rapporto con la banca venga continuamente controllato, perché surrettiziamente negli estratti conto compaiono voci non dovute, e anche per quanto attiene all'addebito, ad esempio dell'anatocismo, gli interessi trimestralmente addebitati. Infatti, per farci applicare le commissioni di massimo scoperto, la banca fa fittiziamente degli errori che poi va a stornare, però intanto ci va a far lievitare la commissione di massimo scoperto, insomma, tanto per dirne una, insomma. Avvocato, perdonatemi, fittiziamente significa che è fraude? Sicuramente sì, ed è per questo che la...
fittiziamente, uno può dire, vabbè, fittiziamente, che succede? No, no, brogliano proprio. No, 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 e tanto è vero che la magistratura è intervenuta proprio perché c'è una frode, non è un fatto che lecitamente la banca fa. E la frode avviene talmente in maniera evidente che addirittura, per un caso che mi è capitato, il Geronzi, presidente amministratore della Banca di Roma, è andato nelle patrie galere e, come diceva l'amico, una volta tanto anche loro hanno capito che esiste una tutela dei diritti del cittadino, però è necessario che si proceda quindi al controllo delle varie operazioni che la banca compie e poi si vada purtroppo dall'avvocato per ottenere giustizia, anche se su questo punto dovrebbe intervenire il governo con delle misure a favore del cittadino, tra le quali quella. Avvocato, non esiste quindi una base legislativa che possa adottare questa cosa. E si deve fare, perché altrimenti il cittadino, comunque già il contraente è debole rispetto alla banca, ma si aggrava la posizione di predominio della banca nel momento in cui il cittadino, per poter far valere il suo diritto, è costretto comunque ad affrontare delle spese, e questo non è giusto. E chi dovrebbe andare a controllare le banche? A questo punto, con un intervento, con una legge, dovrebbe lo Stato andare ad imporre un controllo su quella che è l'attività bancaria e non solo relativa al bilancio delle banche. Il bilancio delle banche non interessa a nessun cittadino, lo Stato ha il dovere di andare a tutelare quel contraente debole, che è colui che è in uno stato di bisogno, perché chiunque si rivolge alla banca è perché ne ha bisogno, se no non ci va nella banca. Questo tanto per e tra queste ce ne sono tante, come anche quelle di eliminare i costi per quanto attiene all'introduzione del giudizio nei confronti delle banche. Allora, avvocato, chiedo scusa, sto qua. Quando è che il cittadino può andare, diciamo, inequivocabilmente alla banca chiedendo, diciamo, la differenza sul mutuo? Ma in tutti i casi in cui vi sono degli interessi che superano il tasso soglia. Qual è il tasso soglia? Il tasso soglia è pubblicato ogni 3 mesi con decreto ministeriale. Cosa grave è che in effetti, così come previsto dalla 108-96, che è la legge antiusura, però guardando il problema più che sotto l'aspetto che è teorico di programmazione dell'attività bancaria, non dovrebbe il tasso soglia essere determinato sulla base dei tassi dei tassi che applicano le stesse banche, quindi sono sempre loro che lo determinano, e questo insomma è un assurdo. Quindi una volta il cittadino che determina questa cosa, quindi viene fuori la chiara truffa da parte della banca, il cittadino è tutelato. Sì, il cittadino può innanzitutto andare con l'inizio dell'azione giudiziaria, andare a sospendere le rate, perché la legge, il 1815 del Codice Civile, stabilisce al secondo comma che qualora la banca abbia convenuto, anche se non incassato, tassi usura relativi anche al tasso mora, perché diciamo che con grande furbizia la banca va a distinguere tra un tasso che è corrispettivo e il tasso mora. Nel tasso corrispettivo fa evidenziare un tasso che è minore, poi dopo è l'interesse sull'interesse di cui parlava prima. Oltre all'interesse sull'interesse che è applicato con il piano di ammortamento alla francese in violazione dell'820-821 del codice civile, che è ben poca cosa rispetto a quella che è la usura, come sforamento del tasso soglia, che fanno? Mettono nel contratto il tasso mora,
vicino al microfono, avvocato, che è maggiorato rispetto a quello che è il tasso corrispettivo, andando a mascherare l'usura. Che è legale fino a quando il tasso mora? Il tasso mora non è... Cioè, faccio queste domande per senza troppi tecnicismi far capire. Il tasso mora è legale sempre che rientri nel tasso soglia. Però il tasso soglia ogni tre mesi viene modificato. E dove andiamo a cercare noi queste determine? Sul sito della Banca d'Italia. Perfetto. Il decreto ministeriale. Comunque, in caso di dubbi, si ci può rivolgere a qualche studio legale che sia, diciamo, che abbia un minimo di esperienza e in via immediata si riesce. Il microfono, avvocato, il microfono. In via immediata si riesce a verificare se vi è sforamento del tasso soglia o meno, insomma. Perfetto. Quindi alla fine, anche prima ancora di affrontare la causa, è opportuno che con il confronto con l'avvocato si vada a verificare se vale la pena fare l'azione nei confronti della banca e quindi sospendere, se del caso, anche il pagamento della rata, perché diciamo, a noi i soldi servono. C'è stato nella sua esperienza professionale qualche sospensione di qualche mutuo, di rate e quant'altro? Ma diciamo, se sì, ce lo può un po' raccontare. Diciamo per il 90%, insomma. Sì. O il 99% è sì. Quindi c'è stato qualche episodio? Ma sicuramente cioè, un po' descrivere più approfonditamente quando è in contestazione se devo pagare o meno, se c'è il debito o meno, è chiaro che io non posso pagare qualcosa di incerto, qualcosa che non è determinato. Nel momento in cui mi sono rivolto al giudice è necessario che si attenda la decisione per verificare se effettivamente io li devo pagare, perché siccome l'usura è un reato che è continuato, si ha il momento della commissione del reato è quello della contrattazione, quindi rispetto a quello va fatta la verifica del tasso di usura. Però anche il pagamento costituisce consumazione del reato e io che vado a pagare vado a concorrere nel reato di usura e quindi non posso pagare, se no andrei incontro anche dall'azione penale nel concorso nel reato di usura. È cosa assurda, quindi a questo punto diciamo noi non andiamo a, io consiglio di non pagare anche sotto questo aspetto, perché anche vedendo il problema sotto l'aspetto che è penale, il debitore non può più pagare se c'è stata usura. E tanto è vero che molte volte mi è capitato che anche il giudice civile, una volta verificata che c'è lo sforamento del tasso soglia, manda gli atti al giudice penale per l'individuazione del responsabile, che è comunque una persona fisica. Perfetto, mi è sembrato di capire, non so gli altri, che nel 99% dei casi ci sono i presupposti per interrompere diciamo il pagamento di un mutuo a tasso usuraio, chiaramente, fatto salvo lo sforamento delle more. Esatto, sì, questo. Perfetto, grazie. E comunque... Grazie, avvocato. Adesso andiamo avanti, passiamo a Carlo Sibilia, che deve completare l'intervento. Sì. Pronto? Ok, dunque, innanzitutto avvocato Geronzi ha fatto pure la galera, però oggi è è l'amministratore della fondazione che detiene Mediobanca, quindi diciamo che comunque ha fatto carriera nonostante abbia avuto il premio. Allora dicevamo, innanzitutto volevo dare delle informazioni che potrebbero essere interessanti. Il tasso soglia cambierà, io pensavo che avesse fatto in questo convegno alla luce del fatto che il 30 settembre daranno i nuovi tassi soglia, perché attualmente c'è un tasso soglia che ha un tipo di percentuale,
il 30 settembre, quindi il 1 ottobre, verranno emanati i nuovi tassi soglia tramite decreto ministeriale. Non ho detto che questo voi... viene fatto, verranno generalmente aumentati, però diciamo che questo viene fatto tramite un decreto interministeriale. Adesso stanno diminuendo, secondo quello che succede in Europa dovrebbero diminuire, certo. Quindi giustamente, come diceva giustamente l'avvocato, attualmente con la riduzione dei costi del denaro che sta dicendo Draghi in televisione, ci aspettiamo che il prossimo tasso soglia sia più basso rispetto a quello attuale. Io vi leggo alcuni numeri così magari potete anche dare un valore alle parole che diciamo. Allora, il tasso soglia sui mutui, quelli a tasso variabile, il valore è salito nella scorsa emanazione del bollettino da 8,6% a 8,76%. Quindi se aveste magari un mutuo a tasso variabile che in quel periodo fa l'8,77%, stiamo parlando di tasso usura. Se invece il tasso, per quanto riguarda il mutuo a tasso fisso, il tasso usura è 10,38%. Quindi se il vostro mutuo è a 10,39%, sareste già nel calcolo dell'usura. Io faccio... No, avvocato, dopo c'ha altri minuti per... poi completiamo... Verrà un'altra volta lei. Sì, per completezza dell'informazione. Ma questo poi, voglio dire, il discorso che mi piacerebbe fare è che attualmente in Italia esistono delle esperienze positive. Io prima vi ho detto qualcosa, cioè che esiste un'azienda che è riuscita a bloccare il pagamento di 600.000 euro che gli era stato chiesto dalla banca. C'è una sentenza, e l'avvocato mi confermerà, storica del Tribunale di Rovereto, che ha applicato una sentenza che sarebbe la 350 del 2013 da parte della Corte di Cassazione. Io non sapevo che l'avesse fatta la Corte. Benissimo, quindi è stata applicata sostanzialmente questa sentenza, che è storica, è un traguardo storico, che sostanzialmente ha bloccato il pagamento degli interessi da parte di questa azienda. Cioè praticamente l'azienda non pagherà più gli interessi richiesti dalla banca, perché è in corso una perizia econometrica, quella che abbiamo detto prima, che sarebbe quella che deve stabilire se quegli interessi sono dovuti o meno da parte dell'azienda alla banca. Quindi la questione è questa: oggi c'è bisogno di pool di professionisti che si attivano per dare una mano alle piccole e medie imprese. Il problema, purtroppo devo smentire naturalmente Nando, ma in maniera simpatica diciamo, è diventato italiano, cioè nel senso anche al nord attualmente soffrono di questo di questa problematica dell'usura bancaria, perché l'asse si è spostata ancora più a nord, se vogliamo. Se prima la disparità, la simmetria era quella italiana nord-sud, ora con l'ingresso in Europa noi siamo diventati un intero paese in asimmetria, cioè noi siamo il sud della Germania naturalmente, e quindi quello che diceva prima Nando su nord-sud oggi è valido ugualmente tra la Germania e l'Italia, per esempio, e vi faccio un esempio: oggi i tassi d'usura non tengono conto del tasso della BCE e dei tassi di Draghi per l'emanazione del denaro. Oggi chi decide il TAEG, il famoso TAEG, quello che voi sentite in televisione sulle macchine, è quello di cui stiamo parlando, è questo tasso qui, il tasso effettivo globale medio, è questo qua, il TAEG. Allora questo tasso oggi viene calcolato in base a quello che è il costo del medio del denaro in Italia, non viene preso in considerazione quello che è appunto il costo del denaro della Banca Centrale Europea, che è la parte più importante, e non viene preso in considerazione neanche l'Euribor è il tasso medio nel quale le banche estere si prestano il denaro tra di loro. Cioè questo è il costo del denaro mondiale, che non viene preso in considerazione in Italia. Noi sicuramente lo pagheremo di più di quello che lo paga una piccola e media impresa tedesca piuttosto che francese, perché loro hanno dei meccanismi di protezione che noi non abbiamo. Ad esempio ci sono le banche tipo la KWB, che in Germania fa questo tipo di lavoro. Noi potremmo usare la Cassa Depositi e Prestiti per fare questo tipo di lavoro, cioè prendere allo 0,5
per cento di interesse il tasso del denaro concesso alla Banca Centrale Europea e magari abbassare il tasso per le piccole e medie imprese. Noi stiamo lavorando su delle proposte in Parlamento, perché il nostro ruolo, naturalmente, noi abbiamo spiegato qual è la situazione, poi dalla politica, almeno quando io stavo là, mi sedevo e ascoltavo quelli dall'altra parte, dicevo: sì, tu stai spiegando il problema, ma che state facendo? Cioè, qual è il futuro che ci aspetta? Perché tu sei legislatore, è come ad esempio, vi faccio un esempio, no? Avete visto, quest'estate andava di moda darsi la secchiata d'acqua fredda per la sclerosi laterale amiotrofica. Allora, io mi faccio il bagno con l'acqua fredda, ma se poi il messaggio deve arrivare al legislatore, al governo, ma se poi il governo si fa il bagno con l'acqua fredda, ma allora a chi lo dobbiamo dare sto messaggio? Cioè, il messaggio deve arrivare a te che devi fare qualcosa. Allora, il punto è questo: noi dobbiamo attivare un meccanismo che è il seguente. Dobbiamo innanzitutto modificare l'articolo 50 del testo unico bancario, perché questo articolo è quello che determina una sproporzione tra l'attività della banca e il cittadino. Cioè, se la banca vi chiede 100 euro ma voi gliene dovete 50, voi purtroppo vi dovete attivare per dargliene 100, perché la banca ha più potere di voi, punto e basta. Quindi va modificato e possibilmente abrogato questo articolo 50. Ho centrato il problema, grazie avvocato. Allora, se l'avvocato, che è l'esperto tecnico della serata, ci dà l'ok, siamo a posto. La verità è la verità. Poi, avvocato, facciamo anche un altro passo legislativo. Allora, facciamo anche un altro passo legislativo. Attualmente il TAEG viene calcolato in base al tasso italiano. Aggiungiamo in questo calcolo, modifichiamo questo tipo di calcolo e inseriamo anche i parametri europei. Esatto, quindi facciamo questo tipo di lavoro sulla legge 108 del 96, che è quella che stiamo proponendo una modifica all'interno del Parlamento. Noi in questo momento la stiamo discutendo con i commissari della Commissione Finanze, e questo è lo stato dell'arte. Se voi volete contribuire, naturalmente io accetterò tutte le vostre contribuzioni da questo punto di vista, e vi segnalo una petizione che sta girando in rete che va proprio in questo senso. Quindi una petizione per modificare l'articolo 50 del testo unico bancario e per modificare il calcolo del tasso medio di usura, quindi il tasso di usura bancaria, attraverso la modifica della legge 108 del 96. Questi sono atti pratici, quindi fatti e non diciamo aria fritta. Grazie. E questo va, ecco qua, è sempre mio che va. Allora, grazie, adesso passiamo al senatore Puglia, che farà il suo intervento nei tempi che abbiamo concordato, dopodiché diamo altri 5 minuti per la chiusura all'avvocato, dopodiché non andate via perché ci saranno le proposte dei meetup che si sono iscritti a parlare e a proporre determinate idee a quella che è l'organizzazione anche regionale. Sì. In 20 minuti dopo facciamo tutto. No, in 20 minuti tutto, quindi sarà una cosa piuttosto veloce, non faremo tardi. Grazie. Allora, mi metto i 5 minuti in modo tale che non ci distraiamo. Bene, allora, volevo soltanto soffermarmi su una questione, proprio l'ultima che diceva Carlo, in riferimento alla petizione. Ovviamente faccio un attimino una volata da tutt'altra parte, però ci tengo a precisare una cosa. Piccola cosa, petizione. Noi, Movimento 5 Stelle, qualche mese fa abbiamo fatto partire una petizione per combattere le discriminazioni tariffarie in tema di RC auto. Bene, quella è anche una forma di usura. Banche e assicurazioni stanno insieme da sempre. Quando si parla di banche si parla di assicurazioni e viceversa. Allora, quella petizione chiedeva delle cose. Allora, vi comunico che ad agosto è stato presentato il disegno di legge del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. Ovviamente va a rispettare quei parametri che c'erano all'interno della petizione, si chiedevano delle cose. Questa legge adesso sta anche sull'ex, per chi non lo sapesse, l'ex è il sistema operativo del Movimento 5 Stelle che consente a tutti i cittadini
di partecipare all'elaborazione della legge. Ossia, parlo più potabile per chi magari non è esperto e non ancora conosce bene di cosa sto parlando. Si va su internet, ci si iscrive al sito del Movimento 5 Stelle, che non vuol dire iscriversi al partito politico, non si è macchiati a vita, a parte il fatto che con il Movimento 5 Stelle non ci si macchia, ma anzi è un bollino di garanzia. E poi non si paga assolutamente nulla, è semplicemente un'iscrizione ad un sito. Ovviamente iscrivendosi si ha la possibilità di partecipare all'elaborazione delle leggi. Ecco, in questi casi andate sul sito del Movimento 5 Stelle, iscrivetevi e partecipate. Detto questo, secondo step, tra poco partiremo nuovamente a fare informazione, perché dobbiamo invitare i cittadini a invitare quei balordi che stanno lì all'interno a firmare e votare adesso quel provvedimento legislativo. Basta, mi taccio e parlo invece di quello che stavamo parlando prima. In particolare volevo rispondere sul fondo per la piccola e media impresa. Sarò breve, mi mancano 2 minuti. Allora, funziona in questo modo: i nostri soldi non li portiamo a casa, noi a casa portiamo 3.000-3.200 euro al mese, stop. La restante parte la riversiamo allo Stato, così come dicemmo in campagna elettorale, perché con il Movimento 5 Stelle quello che si dice in campagna elettorale è sia in campagna elettorale che dopo. Bravo. Prendiamo i soldi e li versiamo allo Stato, quindi non li gestiamo noi, non ebulim gesti, come dicemmo, li facciamo gestire allo Stato. Li diamo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha questo fondo 662. Con questo fondo cosa si ha? Una garanzia. Cos'è? Per capirci meglio, le imprese, effettivamente non quelle che stanno in crisi. Non è ancora per le imprese in crisi, è un fondo per le imprese che vogliono investire. Quindi l'impresa che vuole investire va in banca, normalmente cosa fa la banca? Bello, che garanzie mi dai? Hai un capannone? No. Hai dei macchinari? No. Hai la casa, la tua casa? Bene, allora mi dai quella in garanzia. Ecco, in questi casi no, non c'è bisogno della garanzia personale, non c'è bisogno della garanzia dell'impresa, ma semplicemente fa da garante questo fondo e si ha la possibilità di avere l'80% di quello che si chiede. Ossia, perdon, scusatemi, il fondo garantisce l'80% di quello che si chiede. Per cui ecco perché i tassi devono essere inferiori, come giustamente prima c'era stato detto. Per cui normalmente si va in banca, si chiede un prestito per la propria attività, ho finito, chiudo, si chiede un prestito per la propria attività, la banca chiede garanzie, si fa riferimento a quel fondo, massimo 2 mesi e la pratica si deve chiudere. Su per giù noi abbiamo rilevato, secondo lo studio che abbiamo fatto attraverso degli amici imprenditori, su per giù la pratica si conclude dopo 2 settimane, 2-3 settimane, quindi questi sono i tempi medi. Fatto questo, stop, basta, queste sono le cose fondamentali da dire. Per cui il fondo, attenzione, non interviene direttamente, quindi i soldi non si chiedono al fondo, i soldi non si chiedono al Movimento 5 Stelle, ma si chiedono direttamente, normalmente, come si fa? La banca, ma in questi casi si ha la garanzia di un'altra cosa esterna. Quindi si chiede alla banca: guarda, senti, vuoi la garanzia da me? No, la garanzia prenditela da questo fondo. La banca probabilmente a volte non sa di questa cosa, ci portiamo i documenti e si documenta anche lei. Quindi basta andare anche a cercare su Google parlamentari 5 Stelle PMI, piccole e medie imprese, e prima o seconda esce
il link di quella pagina dove diamo informazioni. Grazie mille, grazie. Quanto è stato versato fino ad oggi? Quasi 10 milioni di euro. C'è un applauso su questa cosa. Perché, Se moltiplicassimo, noi siamo 150 parlamentari, in tutto ci sono 945 parlamentari nel Parlamento italiano, fate le dovute proporzioni, moltiplicate diciamo per 7, no? Per 7 questa cifra significa 70 milioni di euro in un anno e mezzo di legislatura. Penso che sia una bella cifra se tutti quanti iniziassero a fare queste cose qui. Certo, grazie. Allora, avvocato. Thomas, perdona. Sì, io devo, diciamo, siccome Carlo Friere ha detto che siccome la decide la Germania per l'Italia sarà uguale, visto che stiamo registrando, allora io mi voglio scommettere qualcosa con Carlo e quindi dico che se da qui a un anno ci sarà una sola legge uguale fra nord e sud, allora io pagherò una cena a Carlo o qualsiasi altra cosa. Qualora non fosse così, cioè che ci sia qualcosa di uguale nel discorso bancario, perché ricordiamo 97% della commissione interbancaria italiana è da Roma a salire e il 3% per noi che siamo il 33% della popolazione è da Roma a scendere, visto che io sono sicuro, perché alle spalle ho 150 anni di storia che dimostrano che non c'è nulla di uguale fra nord e sud, io pagherò una cena a Carlo e chiederò a Carlo di fermare la petizione che i movimenti indipendentisti europei stanno facendo per l'uniformità bancaria e per la banca sovranità popolare. Ok, grazie, grazie. Avvocato, in conclusione, riusciamo in 5 minuti a dare una conclusione a tutto il discorso che abbiamo fatto oggi, anche se gran parte delle informazioni le abbiamo ricevute, però se può... magari quali sono gli strumenti, come facciamo, a chi ci dobbiamo rivolgere, quando ci conviene farla questa cosa e quando no, tutto qui. È un'operazione che va fatta sempre in tutti i rapporti bancari, perché purtroppo non c'è una banca che fino ad oggi, nella mia esperienza di 40 anni di professione, non ho mai avuto il piacere di trovare un rapporto bancario in linea con quelle che sono le disposizioni legislative, e per cui è necessario che si vada comunque a verificare, salvo poi a valutare l'opportunità di un'azione che va fatta solo quando effettivamente si verifica l'illecito, ma questo è insito nello stesso rapporto, come giustamente andarono ad evidenziare i parlamentari di 5 Stelle, i quali hanno chiarito con l'ausilio dell'amico a mio fianco il comportamento illecito delle banche, che è viziato ab origine. Per cui è necessario che nella tutela di ciascuno di noi si operi un controllo costante. Va bene. E si vada periodicamente a contestare, anche se diciamo si dovesse trovare necessario sempre comunque fare una breve raccomandata alla banca, andando a richiedere una revisione del rapporto che sia più favorevole. Va bene, avvocato, è stato chiarissimo, grazie, questa è stata la parte che ci interessava di più. Adesso tutti i gruppi, i relatori dei gruppi sono preparati per la console, grazie. Sì. Allora, i gruppi Meetup che devono intervenire, per favore, vengano nella parte posteriore della console, poi magari vengono davanti quando è il loro turno. No, vabbè, tanto hanno 2 minuti a testa, quindi è una cosa molto rapida. Ciao.
i ragazzi dei gruppi, ragazzi, è il vostro momento, siete tutti pregati di occupare le sedie, grazie. Disciplina. Ecco. Allora, possiamo parlare a chiamare i gruppi così come sono iscritti? Allora, signori, parliamo un attimo, facciamo un breve passaggio per quanto riguarda il volantone che diciamo, utilizziamo noi del movimento per informarci. Questo è uno strumento che i ragazzi del movimento stampano a costo sociale e è uno dei pochi che abbiamo per cercare di uscire dalla nostra area, dai nostri territori oppure dai nostri incontri. Quindi utilizziamo di solito questo strumento, ce ne sono tanti altri. Però questo qui è uno strumento che va valorizzato. Adesso ci sarà Tommaso Malerba, che non vedo, il quale ci spiegherà un attimino il volantone. Buonasera a tutti. Io sono qua stasera invitato come attivista. Questo è un progetto che parte dal basso. Noi di solito amiamo dire, avvicinare il microfono per favore. La logica che ci ha condotto a mettere in piedi quest'idea è una logica semplice, condivisa, che parte da basso, come ogni attività che noi facciamo sempre. Giornale, vabbè, non è bisogno, insomma, è una cosa conosciuta ormai che funziona e che condividiamo un po' tutti. Volevo solo spiegarvi brevemente la logica. Noi usiamo dire, sì, due minuti, penso che basteranno perché ormai è una cosa diffusa sia in Campania che oltre. Abbiamo cercato come idea un po' attivisti di mettere in piedi un meccanismo di informazione, infatti è un volantone, un volantino extra large, dove non facciamo altro che racchiudere un'operazione, siamo a verità, quello che fanno i nostri parlamentari in Parlamento, perché gli strumenti classici sono appannaggio dei partiti. Non abbiamo un'avversione, ma spesso di noi non si racconta o quello che loro fanno i loro parlamentari, come Sergio Puglia si batte per il decreto legge RC auto, come Carlo fa altro, come ha fatto Micillo, e questo spesso non si riporta. Amano raccontare di noi che Sergio ha litigato con Carlo sul taglio dei capelli o che Luigi Di Maio ruba le scarpe a Fico, ma non raccontano la verità. O che vanno sul tetto. Noi con questo strumento, che è condiviso dai territori ed è tassato dagli attivisti, è una rete, è semplicemente un luogo di aggregazione dove riportiamo informazioni, quello che avviene all'interno delle aule. Perché gli strumenti, la logica della rete, mandare oltre internet, perché molte persone al sud non accedono a rete, spesso ci chiedono cosa fate, basta leggere questo ai banchetti, ai bar, per andare oltre, avere consapevolezza di questo progetto e cambiare questo paese. L'obiettivo è questo, e questo ci ha portato a farlo crescere e sta crescendo, per dare informazioni sic sempliciti. Penso che possa bastare come tempo. Grazie a tutti voi. Ecco, mi spiega una cosa importante. Il tutto è fatto oggi nella rete. C'è un gruppo Facebook, tutti i gruppi accedono, c'è un foglio Excel, quote di partecipazione, articoli scritti da attivisti, ma chiaramente riportiamo in modo non dissacrante, scritto con parole semplici, gli emendamenti approvati e bocciati che i nostri portavoce battagliano all'interno delle commissioni e delle aule. Questo è il messaggio semplice, acquisire consapevolezza con informazione rapida, non dissacrante, non facciamo opinioni, riportiamo verità, fatti, non chiacchiere. Grazie mille, grazie. Adesso passiamo all'incontro con i ragazzi rappresentanti dei Meetup. Invito a parlare Casa Pesenna e San Marcellino Casale, che hanno un progetto comune. Vieni davanti. Presentati. Buonasera, sono Angela Piccolo e avvicina il microfono per favore, perché sì. Vi presento la proposta dei gruppi Casal di Principe, Casa Pesenna, San Marcellino, che riguarda i distretti integrati comunali del riciclo. Ora, noi sappiamo che nel corso degli ultimi anni il tema dei rifiuti è diventato di rilevanza pubblica e noi con questa proposta vogliamo considerare il tema dei rifiuti una delle priorità, quindi un nuovo modello di sviluppo rispetto al quale va perseguita una nuova soluzione capace di incidere sui caratteri strutturali, modificandone ed ottimizzando i processi al fine di sviluppare e promuovere il comparto,
come occasione quindi di rilancio di un progetto fatto dai cittadini per i cittadini, introducendo nuovi orientamenti legislativi, ma soprattutto attraverso la realizzazione di una piattaforma di gestione dei rifiuti ben progettata, ben realizzata e ben gestita. In Italia si intercettano e si avviene al recupero circa il 60% degli imballaggi immessi al consumo, nonché 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e dei quasi 20 milioni di tonnellate di RSU. Di questo circuito virtuoso sono attori protagonisti le aziende pubbliche e private della raccolta, le regioni e le province che, in forza di legge, utilizzano i comuni unicamente come terminale di un processo impositivo asfissiante ed insostenibile per i cittadini, vanificando quindi il vero obiettivo, che è quello di, appunto, di scarica zero e una tassazione sostenibile. Il Paese quindi deve fare scelte primanti per i cittadini, quindi di sviluppo di un'area eccellenza di sviluppo ambientale della salute pubblica finanziaria, nonché avvio al lavoro di nuove forze, introducendo a regime la partecipazione attiva dei cittadini in tutte le fasi, mettendo a regime quanto stabilito dal decreto legislativo 2297, ex decreto Ronchi, ed il decreto legislativo 152 del 2006. Per raggiungere tale obiettivo è necessario incentivare i comuni che dimostrino di raggiungere risultati misurabili e premiando quindi buone pratiche, penalizzando il ricorso alle discariche e disattivando gli incentivi CIP 6 per la creazione di termodistrutture. Sul piano nazionale deve realizzarsi la liberalizzazione del mercato. Ricordiamo di rimanere all'interno dei due minuti disponibili, non abbiamo tempo. Del mercato delle materie raccolte, mercato oggi esclusivo appannaggio dei consorzi di filiere difficilmente controllabili. Questa liberalizzazione comporta quindi un riposizionamento dei comuni in una condizione di enti regolatori, sistema di gestione del ciclo integrato, abbandonando quindi gli accordi commerciali in danno ai cittadini utenti passivi e non attivi. Pertanto si chiede la dismissione delle sovvenzioni pubbliche, i cosiddetti CIP 6, alla termodistruzione per individuare forme che si caratterizzano con politiche virtuose dirette ai cittadini e non ai gestori dei rifiuti. Che il governo quindi, su proposta del Movimento 5 Stelle, sia chiamato a modificare e introdurre una legislazione di raccordo necessaria, obbligando gli enti come il Ministero dell'Ambiente, Regione e Provincia a favorire una forma di partecipazione attiva senza ostacolarne sia l'ammodernamento di un'impiantistica nuova sia tutti i passaggi intermedi che attualmente congestionano il mercato dei rifiuti, e che le regioni modificano e facilitano tutte le pratiche dei nuovi impianti evoluti ma mirate ad un piano di ammodernamento e impiantistico all'altezza del compito. Quindi la proposta non solo è quella di superare gli approcci volti esclusivamente al tema dei rifiuti, ma passare a quella della creazione di veri e propri distretti comunali del riciclo per il trattamento degli RSU e industriali, liberando quindi i territori dal degrado ambientale e dal peso insostenibile dei rifiuti e dalle ecomafie. Grazie. Grazie mille, adesso invitiamo a parlare il meetup di Pietraverano, che ci parlerà di un altro problema legato all'agricoltura, il problema degli ungulati. Buonasera, sono Margherita Del Sesto e vi porto i saluti del meetup Pietraverano in Movimento. Siamo un gruppo nato da pochissimi mesi, circa 5 mesi, ma già dalla nostra nascita abbiamo iniziato a stare sempre a contatto con i cittadini per capire quali potevano essere le problematiche sul territorio. Il nostro comune è un comune di circa 3.000 abitanti, la cui economia è basata soprattutto sull'agricoltura, e già da qualche anno si presenta sempre il solito problema durante il periodo estivo, durante la coltivazione del mais. Una presenza di ungulati, di cui non conosciamo il numero ma sicuramente superiore a quella prevista, che distrugge intere campagne. Quest'anno è stato calcolato che su circa 250 ettari di coltivazione è stato distrutto il 40%. Diciamo che abbiamo chiesto spesso alle autorità locali di trovare delle soluzioni in merito, ma oltre a convegni dove sono state dette tantissime parole che potrebbero sembrare anche interessanti, non si è arrivato mai ad una soluzione.
Noi come movimento, come Meetup, abbiamo contattato i membri della 13ª Commissione dell'Agricoltura del Movimento 5 Stelle, i quali ci hanno informato che non era più, volevamo far fare un'interrogazione parlamentare, ma in questo momento loro erano impegnati con una interrogazione in commissione. Infatti proprio in questi giorni stanno discutendo su questo problema degli ungulati, stanno sentendo le associazioni di categoria, oppure hanno fatto delle audizioni, insomma, e aspettiamo delle risposte. Insomma, proprio in questi giorni ci dovrebbero far sapere qualcosa. Noi come Meetup abbiamo valutato la situazione normativa attuale e abbiamo visto che ci sarebbero delle soluzioni che potrebbero portare addirittura questa problematica a renderla un'opportunità per gli agricoltori. Uno sguardo veloce su questa cosa: allora, abbiamo visto che l'articolo 37 del regolamento 1305 del 2013 prevede una responsabilità diretta del Ministero delle Politiche Agricole, ma ad oggi il danno da fauna selvatica è assicurato solo per quanto riguarda l'uva da tavola. Allora ci chiediamo, perché non estendere questa risorsa dell'Unione Europea a qualsiasi coltivazione, quindi non solo all'uva da tavola? Una soluzione da proporre sicuramente non è la caccia, però sarebbe opportuna magari una cattura seguita da un abbattimento mirato. Il quadro normativo consiglierebbe di coinvolgere agli agricoltori all'interno delle multifunzionalità dell'azienda agricola anche come prestatori di servizio rispetto a un compito in capo allo Stato, perché la fauna selvatica appunto è proprietà di quest'ultimo. Quindi, se l'agricoltore coinvolto nell'attività di controllo presta un servizio allo Stato, potrebbe ottenere anche una remunerazione. Infine, l'articolo 15 del decreto legislativo 228 del 2001 consentirebbe alla pubblica amministrazione di stipulare rapporti di collaborazione con aziende agricole per il controllo della specie usando misure dei PSR. Quindi, come dicevo prima, questa potrebbe essere un'opportunità e quindi trasformare il problema in un'opportunità per gli agricoltori. Grazie per l'attenzione. Grazie Margherita. Passiamo al prossimo gruppo, è il gruppo di Santa Maria Capovedere, che parlerà della Casa dell'Acqua. Buonasera a tutti, sono Teresa del Bernardo e anch'io vi porto i saluti degli attivisti del Meetup di Santa Maria Capovedere in provincia di Caserta. La nostra idea, il nostro progetto, soprattutto da considerare in vista delle prossime elezioni regionali, riguarda la Casa dell'Acqua Comunale, che non è un'idea nuova, perché diciamo, questa tipologia di installazione è stata già sperimentata in diversi comuni, non solo al nord ma proprio anche in Campania. Perché insomma questo progetto? Innanzitutto perché già insomma, a partire dai famosi referendum per la diciamo, per evitare la privatizzazione dell'acqua, il Movimento 5 Stelle è stato sempre portavoce insomma, di queste, della necessità che l'acqua rimanga un bene comune e quindi non sia sottoposta ai profitti che insomma, vengono sempre messi in primo piano quando le cose vengono gestite dal privato. Questo è molto importante anche perché ha un grosso impatto dal punto di vista ambientale. Le case dell'acqua sono in effetti delle strutture che vengono installate in base al numero di abitanti su diciamo, l'iniziativa del comune per consentire l'accesso all'acqua potabile pubblica, che è previsto anche che abbia un meccanismo per la refrigerazione in modo che durante il periodo caldo chiunque possa andare ad approvvigionarsene anche rendendola fresca o anche leggermente frizzante a un costo bassissimo, si parla di 5 centesimi il costo massimo previsto. Questo diciamo, avrebbe suoi effetti positivi sotto diversi punti di vista. Il primo punto di vista è ovviamente la minore produzione di PET per produrre le bottiglie di plastica, perché come sappiamo noi siamo tra i paesi che consuma di più acqua imbottigliata minerale
e questo crea grande inquinamento sia appunto per la produzione del PET, la stessa produzione del PET provoca emissioni di CO2 molto elevate, che quindi andrebbero anche queste a ridursi, e meno rifiuti da smaltire, perché come sappiamo bene, quando noi abbiamo la differenziata per esempio a Santa Maria, si creano dei cumuli di bottiglie di plastica che devono essere smaltite, quindi il comune risparmierebbe anche sullo smaltimento di questi rifiuti plastici. E soprattutto, da ultimo ma non meno importante, meno trasporto su tir di tutti questi imballaggi di acqua che vanno su e giù per l'Italia, perché ci hanno abituato alla pubblicità che ci dice bevi l'acqua X perché comunque è migliore di quella che esce dal rubinetto, cosa che non sempre è vera, perché se dovessimo seguire diciamo la normativa, l'acqua il comune è responsabile della potabilità dell'acqua e dovrebbe essere l'acqua più controllata, forse molto di più delle acque minerali. Che cosa si è pensato di fare, di proporre eventualmente a chi di noi riuscirà ad essere eletto al Consiglio regionale? Quello di diciamo, attingere anche ai fondi europei, che sono fondi previsti proprio per la tutela dell'ambiente, ci sono dei fondi specifici, e questa sarebbe un'opportunità che si va a creare ancora di più diciamo, con il prossimo Consiglio che verrà eletto, in quanto la Regione Campania è nel pool di 5 regioni che diciamo, sono chiamate a programmare i fondi europei di sviluppo regionale nel periodo 2014-2020, quindi in un lungo raggio di azione che potrebbe consentire di istituire dei fondi specifici proprio per la potabilità dell'acqua e per l'istituzione di queste case dell'acqua in tutti i comuni della Campania, e quindi dei fondi specifici ai quali i comuni potrebbero attingere magari per finanziare una parte degli investimenti che sarebbero chiamati a fare. Non so se sono stata chiara anche la posizione del problema, era, questa è l'idea, insomma, che poi presenteremo a chi di noi andrà. Buonasera a tutti. Grazie mille, deputato di Santa Maria. Adesso chiama a parlare il gruppo di Marcianise, che sì, vi invito a rimanere nei due minuti, mi dicono sempre dalla regia. Sì, può prendere uno di quelli lì. Sì, può andare pure lì dove sta la sede, non c'è problema. Bene. Sì. Buonasera a tutti, sono Francesco Mennella, vorrei dare un contributo all'argomento che si è trattato questa sera, l'usura bancaria. Non sono un avvocato, sono un chirurgo ortopedico che ha lavorato un po' a Piedimonte e adesso lavoro all'ospedale di Maddaloni. Allora, io ho un prestito di 100.000 euro con la banca Barclays. Alcuni anni fa, per un RID che è saltato, sono entrato in contestazione con la banca. L'ho pagato con un ritardo di circa 15-20 giorni, dopodiché alla seconda rata la banca mi ha incominciato a mettere dei costi aggiuntivi relativamente a questo RID che non era passato. Non ho ritenuto che fosse giusto che gli dovessi questi soldi e siamo andati avanti per circa 2 anni. Ogni mese praticamente venivo contattato da un'agenzia di recupero crediti, la quale e praticamente mi aumentava interessi sugli interessi che di ritardo pagamento più i costi per questo recupero crediti. Alla fine mi sono rivolto al giuribancario, anche lì hanno cercato di non darmi retta eccetera eccetera, comunque alla fine dopo 2 anni l'ho avuta vinta, non soltanto non ho dato i soldi che mi chiedevano alla Barclays, ma mi hanno anche dato, perché mi avevano iscritto come cattivo pagatore, mi hanno dato 3.000 euro di risarcimento. Adesso io sto facendo causa alla Barclays, perché 3.000 euro non mi sono pochi. E inoltre, grazie a degli amici, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle da anni, grazie ad altri amici attivisti che si occupano di questa materia, hanno già fatto dei ricorsi sui quali alcuni li hanno vinti, avvocato, tutti quanti, ma su privati, io adesso sto facendo ricorso. Adesso la cosa che, sulla quale prima ancora di sapere di questo, di questa giornata di oggi, di questo incontro, a Marcianise cosa stiamo facendo? A Marcianise, grazie ad una serie di
attivisti, amici, con varie, ognuno nelle varie sue qualifiche e specialità, stiamo attivando, grazie ad un altro amico che ha messo a disposizione una sede, un punto, un centro nel quale stiamo attivando una serie di servizi offerti gratuitamente da tutti gli attivisti 5 Stelle. Quindi ci sarà questi due amici a disposizione, perché prima qualcuno chiedeva ma quali sono i tassi di riferimento, come si fa a sapere, eccetera eccetera. Non è semplice, non lo possiamo fare noi, quindi abbiamo bisogno di figure specialistiche. Dopo il 15 ottobre sarà attivo questo punto su Marcianise, ci sarà uno sportello famiglia, funzionerà un CAF, funzionerà un avvocato amministrativista per tutti quelli che nei vari comuni non sanno come fare richiesta per documenti ai comuni, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, ci saranno tutti questi amici. Se ci sono altre persone, altre figure che vogliono dare una anche piccola parte del loro tempo a disposizione e come punto di riferimento rivolgersi lì a Marcianise, potete contattare il meetup di Marcianise. Grazie. Per quanto riguarda la questione delle europee, noi stiamo sviluppando un progetto importante, almeno riteniamo noi, di sviluppo della regione, di cui però insomma è abbastanza articolato e ci riproporremo poi in un successivo momento di parlarne. Ok, perfetto. Andiamo avanti, grazie per il contributo signor Mannella, grazie mille. Chiamiamo il gruppo Caserta 5 Stelle che parlerà di mobilità e trasporti. Buonasera. Allora, non dovevo essere io a fare la relatrice, quindi sarò breve, cercherò di leggo, leggerò. Allora, la situazione dei trasporti a Caserta, in provincia di Caserta, sappiamo tutti, è disastrosa. L'azienda che si sta occupando in questo momento di gestire i trasporti a Caserta non solo ha avuto, è stata colpita da un'interdittiva antimafia, ma sta lavorando anche con un contratto praticamente scaduto, in quanto l'assegnazione che era stata fatta diciamo del servizio di trasporto pubblico è stata fatta 2 anni fa, sono scaduti 24 mesi per un'assegnazione di servizio d'emergenza e dunque praticamente siamo totalmente, il servizio pubblico di trasporto a Caserta è totalmente fuori legge, totalmente, e la regione lo sa, ok? Ovviamente qual è diciamo, la prima domanda che ci siamo fatti, il primo pensiero che abbiamo fatto è stato: io vorrei poter decidere se non, per esempio, usare più la macchina, poter lasciare la macchina e sapere di poter andare comunque al lavoro, oppure per qualunque motivo devo fare dei risparmi a casa e quindi voglio andare, sono costretto ad andare al lavoro in macchina, diciamo con i mezzi, e vorrei avere la certezza di poterci andare. Questa cosa, almeno in provincia di Caserta, non è assolutamente, è una cosa che non è assolutamente contemplata. La gente la mattina si sveglia e già sa che dovrà usare la macchina per fare qualunque cosa. Allora, quello che vorremmo fare è un gruppo di lavoro per proporre proprio diciamo per fare una proposta globale che sia utile per tutta quanta la cittadinanza e diciamo costruita non solo insieme ai cittadini ma insieme anche a chi ai prestatori di servizio, quindi a tutti quei ragazzi che tutte le mattine sono costretti magari in condizioni disagiate a prendere questi pulmini piccoli e portare la gente che poi magari neanche li usano e portare, sapete che la CLP adesso sta usando, cioè ha ridotto i mezzi, ma prima c'aveva gli autobus normali, adesso ci sono i mezzi tipo i camion a 12 posti dove non c'è l'uscita di sicurezza, le persone disabili non ci possono andare, le donne incinte hanno delle difficoltà, quindi diciamo che è un far west totale. Quindi le proposte che noi avevamo fatto sono delle proposte di buonsenso, in quanto il diritto alla mobilità è un diritto che viene sancito dalla Costituzione, quindi noi abbiamo il diritto di poterci muovere.
e dovremmo avere il diritto di poterci muovere con dei mezzi che sono consoni al, diciamo, all'epoca che stiamo vivendo, quindi non con il cavallo, non con la carrozza, non a piedi, non, anche pure in bicicletta, perché fa bene, per carità, però dico avere degli autobus, dei mezzi come in tutti i paesi civili, visto che facciamo parte del G7, no? Dovrebbe essere una cosa normale. Ecco, per noi la normalità ancora è molto molto lontana. Quindi le proposte che, diciamo, alcune delle proposte, non ve le leggo tutte, sono valorizzare il mezzo pubblico e renderlo più competitivo rispetto al privato, mentre invece adesso praticamente queste aziende si pappano tutti i soldi che servono per pagarsi gli stipendi e pochi spiccioli restano per quello che riguarda diciamo, il servizio ai cittadini. Puntare all'incremento della frequenza delle corse, che in questo momento è proprio un miraggio, cioè già non ci stanno quelle che ci dovrebbero essere, figuriamoci all'incremento della frequenza delle corse. L'idea è che bisognerebbe tentare di ricoprire non solo gli orari di punta, ma anche tutto il resto della giornata, questo per fare sì che la gente impari ad utilizzare il mezzo pubblico, quindi integri, diciamo, nella sua quotidianità l'idea che per poter andare da una parte all'altra si può prendere, che ne so, il T6, il 4B, piuttosto che prendere il motorino, piuttosto che farsi accompagnare o piuttosto che rimanere a casa, perché non c'è proprio nessun mezzo che ci porta da nessuna parte. Alcune delle proposte che abbiamo fatto, appunto, sono quelle di rendere più efficiente il sistema, prevedendo una serie di sgravi in favore delle fasce più bisognose, quindi tutti gli studenti, i pendolari, i lavoratori e anche le persone anziane. Bisognerebbe delineare un sistema di pagamento e di accesso ai mezzi. Diciamo, di fronte, allora abbiamo il problema che c'è tantissima evasione, la gente prende qualora, quando ci stanno gli autobus, la gente non paga il biglietto, quindi bisognerebbe trovare una soluzione come in Inghilterra si entra sempre solo davanti, così la persona preposta, il guidatore, visto che non c'è più il bigliettaio, il guidatore può controllare facilmente chi entra, chi ha il biglietto e chi non ce l'ha, cosa che si poteva fare anche 30 anni fa, però non ho capito perché ancora siamo in queste condizioni. Di stringere un po' Per stringere, un'altra delle proposte è appunto ragionare in termini di ecosostenibilità, prevedendo dei veicoli elettrici, quindi prevedere le linee del tram, il car sharing e adeguare diciamo, il parco macchine di tutti i mezzi che ci sono ora a disposizione ad un sistema tipo, che ne so, elettrico oppure a gas, laddove è possibile poterli trasformare. E in ultimo anche la possibilità di, magari in città un pochino più piccole che anche magari hanno la possibilità di poterlo fare perché sono pianeggianti, tipo per esempio Caserta, la possibilità di poter implementare quello che è l'utilizzo delle biciclette, quindi organizzare dei parcheggi per le biciclette alla stazione, davanti agli uffici, nei parchi, avere appunto dei servizi di car sharing oppure fare dei servizi alternativi di mobilità dove ci sono dei privati che mettono a disposizione delle macchine che possono andare in giro, insomma le soluzioni sono tantissime e speriamo che anche da noi arrivi il trasporto pubblico, quello serio. grazie mille. Il prossimo a parlare è il rappresentante del meetup di Caiazzo, prego. Tutti, allora, la proposta che volevamo portare noi come meetup di Caiazzo riguarda l'ambiente. Allora, noi ci siamo posti un problema che è quello dei rifiuti. Conoscendo i rifiuti, il rifiuto è una cosa che ci siamo inventati noi, perché il rifiuto non esiste, tutto può essere riciclato, però essendo gestito dai comuni, siccome i comuni non vogliono che la raccolta differenziata in molti paesi raggiunga livelli che sorpassi una determinata cifra, a volte viene boicottata indirettamente. La nostra proposta è quella che tutti i cittadini possono accumulare diciamo plastica, alluminio, tutto quello che le multinazionali ci vendono sotto forma di imballaggi, e accumularlo e poterlo vendere, come questo, tramite l'apertura di siti statali in cui il cittadino può avere dei prezzi fissi, quindi di tutti i materiali hanno un prezzo fisso, e quindi anche senza domandarsi un po' dove devo andare, dove non devo andare, avere un punto di riferimento che è lo Stato, quindi sorpassando i comuni, visto che finora hanno boicottato la differenziata per costruire inceneritori e tutte, diciamo, le discariche che ci troviamo adesso in campo.
Campania. Secondo noi, se riusciamo ad aprire un punto fisso con dei prezzi fissi su tutto, non ci ritroveremmo in situazioni del genere, in cui ad esempio a Chevano c'è la fabbrica della plastica che non può lavorare perché non ha il materiale per lavorare. Quindi diciamo c'è una situazione assurda che ci ritroviamo, e secondo noi questa qua era una proposta per invogliare tutti e anche avere un riscontro personale e invogliare i cittadini nel non fare quei sacconi dell'immondizia che poi il politico di turno PD o PDL vuole, che deve bruciare nei suoi inceneritori oppure venderli a quelli della Germania. Grazie a tutti, ringrazio l'amministrazione di Caiazzo che ci ha aiutato nel costruire questo evento e tutte le persone che hanno partecipato. Grazie a tutti. Prossimo a parlare è il gruppo di San Nicola la Strada. Salve a tutti e innanzitutto complimenti per essere rimasti, anche voi, eh? Allora, sì, complimenti. Facciamo una cosa, chi è rimasto, ce la facciamo noi stessi. Sarò brevissimo e cercherò di essere veloce. Allora, la nostra proposta che vorremmo fare è quella di creare un ufficio tecnico presso la Regione Campania. Un ufficio tecnico presso la Regione Campania che ha come funzione quella di creare e dare ai comuni che lo ritengano opportuno e che lo vogliano fare il know-how per l'installazione, manutenzione, valutazione dei costi e tutto ciò che è necessario fare per l'installazione di una struttura di compostaggio. Noi crediamo che il compostaggio sia fondamentale per la salute dei cittadini e dell'ambiente. La natura è fantastica, recupera tutto. L'umido ci consente di essere smaltito in maniera fantastica, cioè tutto torna alla natura e crea nuova vita. Oggi la buttiamo in discarica con grandissimi costi da parte dei comuni. I comuni per smaltire l'umido, noi sappiamo che in Campania ci sono 11 strutture per il compostaggio che non sono funzionanti. Allora noi vogliamo far sì che in ogni comune ci sia un'infrastruttura primaria, cioè le strutture per fare il compostaggio devono diventare un'infrastruttura primaria, come una fogna, come una scuola, così deve essere la struttura per fare compostaggio, deve entrare proprio nella testa delle persone e dei sindaci che devono fare queste strutture. Ma come devono farlo? Se anche io sono in buona fede, come devo fare a farlo? Non lo so fare. Allora io voglio un ufficio tecnico nella quale ci sono delle persone prese nella società civile, quindi non gente pagata chissà da dove proviene, infiltrata. Io voglio gente tecnica che fa questo da sempre e che ha a cuore questo problema nei movimenti, nella società civile, che ha un'esperienza reale di questo problema e che mi dice: guardi, signor sindaco, ci vuole per la sua città a 20.000 persone, benissimo, ci vuole questa struttura di questa dimensione, costa tot, se vi chiedono di più vi stanno imbrogliando, se vi chiedono questa cifra va bene. Con questo riesce ad avere il controllo dell'umido di tutto il vostro comune. Se noi riusciamo a creare delle cellule di compostaggio in tutti i comuni, noi risolviamo un problema enorme. Questa è la nostra proposta. Bellissima, bellissima. Grazie anche per la rapidità. Allora, invitiamo a parlare, adesso siamo quasi alla fine, quindi stringiamo, il gruppo di San Giorgio del Sannio. Allora, buonasera a tutti, io sono Elvira Santaniello del gruppo di San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento e vi ruberò due minuti, veramente due, nel senso che la nostra proposta è quella di utilizzare, cioè dare come input ai comuni della Campania l'utilizzo di uno strumento che esiste già, che è il voucher lavorativo per l'INPS da affidare ai lavoratori socialmente utili. Questo è uno strumento che esiste, se voi andate nel sito dell'INPS potete trovare tutte le informazioni, è un voucher lavorativo, un voucher lavoro del costo di 10 euro
che consente a enti pubblici, associazioni onlus, privati, imprese, fabbriche e quant'altro di pagare attraverso appunto questi voucher dell'INPS. Perché facciamo questa proposta? Io non mi vorrei soffermare diciamo sugli aspetti tecnici, perché gli aspetti tecnici li potete tranquillamente trovare sia nell'evento Facebook di questa serata, sia nel nostro sito sangiorgio5stelle.blogspot.com, sia nel sito dell'INPS che ha curato questa cosa. Io vorrei dare diciamo un senso a questa proposta, cioè perché voi fate questa proposta? Perché noi siamo il Movimento 5 Stelle e questa proposta, che è una proposta di buon senso, non può venire dagli altri, può venire solo da chi considera il lavoro come come un vero e proprio diritto costituzionale sancito dalla nostra Costituzione, non da chi invece in questi giorni sta riducendo il lavoro a una sorta di merce di scambio, una sorta di merce che viene valutata con le leggi del mercato e non è più un diritto, per cui chi non lavora non ha più dignità. Quindi noi vogliamo dire ai comuni: date dignità alle persone che non hanno lavoro, alle persone che sono cassa integrate, alle persone che sono extracomunitari nel nostro territorio, ai pensionati che hanno una pensione sotto i limiti di sopravvivenza normale. Quindi noi abbiamo volontà di creare un vero e proprio cambiamento che sia un cambiamento culturale, ed è quello che non vediamo tutto intorno a noi. Quindi noi siamo il Movimento 5 Stelle che fa quello che dice e che pensa, e quindi suggerire ai nostri comuni di utilizzare uno strumento già esistente per ridare dignità a chi il lavoro non ce l'ha più è una cosa semplice, si può fare in pochissimo tempo solo emanando un regolamento comunale e può essere attivo o attivabile subito, per cui non capiamo perché, o meglio capiamo e sappiamo perché il lavoro non viene considerato come un diritto. Ce lo devono far pesare, noi vogliamo che tutti invece abbiano il diritto al lavoro, questo diritto venga rispettato e che anche chi non lo ha abbia delle possibilità concrete e reali attraverso un servizio, non so, di manutenzione dei giardini, di sorveglianza davanti alle scuole, di partecipazione come servizio d'ordine alle manifestazioni civili. Sono delle piccole cose che comunque anche con un voucher di 10 euro ridanno dignità all'individuo che non ha lavoro. Grazie. Perfetto, è entrato nei due minuti proprio la stragrande. Adesso chiamiamo il gruppo Meetup di Casa Giove, sei ancora presente? Non lo so, c'è qualcuno di Casa Giove? E poi dopo ci sarà l'ultimo Meetup e abbiamo chiuso questo incontro. Buonasera a tutti, io sono Enrica del Meetup di Casa Giove. Penso che il mio intervento si conterrà abbondantemente nei due minuti che ci sono concessi. Noi qui a Casa Giove abbiamo un foglio che distribuiamo diciamo periodicamente all'interno del volantone, è un foglio nostro che tratta di problemi di noi casaggiovesi. Quindi si è parlato della Dares, si è parlato anche della questione degli ambulanti, si sono affrontati vari argomenti. L'ultimo argomento che è stato diciamo affrontato, un po' analizzato in questo foglio, che si chiama Casa Giove e Coccagna, Casa Nove e Coccagna anzi per la precisione, è relativo alla carta d'identità elettronica, che è una cosa, un progetto molto vecchio, risale al 2005, una legge del 2005 che l'ha prevista e che sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio del 2006. Di questa carta, complimenti, ma di fatto i comuni non hanno i fondi per poterla immettere in circolazione e noi continuiamo ad andare avanti con il cartaceo, con questi supporti cartacei che spesso sono anche oggetto di furto,
presso le case comunali e vengono utilizzati anche da persone prive di scrupoli per poter perpetrare truffe, aprire conti correnti a nome di altre persone oppure aprire anche aziende a nome di altre persone. Ci sono molti casi a riguardo, io poi sono avvocato e mi è capitato anche un caso di questo genere. E niente, la carta d'identità elettronica oltretutto potrebbe, diciamo, avvicinare maggiormente il cittadino alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, fare in modo che ci sia una richiesta immediata di servizi che per via telematica la pubblica amministrazione può fornire direttamente al cittadino. Oltretutto viene prevista, almeno nella legge era prevista, un microprocessore che doveva essere attaccato alla carta d'identità, oltre carta d'identità che avrebbe poi dovuto contenere anche dati biometrici oppure anche dati relativi alle condizioni di salute del titolare della carta, e quindi poteva avere molteplici utilizzi anche, diciamo, nel rapporto con le ASL, con il servizio pubblico sanitario. Però di tutto ciò al momento non c'è traccia, perché ahimè sarà carenza di fondi o disinteresse della politica anche, è una previsione che è rimasta in aria ma non c'è attuazione, quindi si chiedeva proprio che i nostri parlamentari portassero avanti anche questo tema che è di attualità e che noi riteniamo importante, anche perché negli altri paesi europei il supporto cartaceo va sparendo. In Francia mi hanno riso dietro vedendo la patente vecchia con una fotografia antica, quindi ci auguriamo che ma a me andava bene per il resto a me andava bene, però effettivamente è una cosa un po' antistorica. Va bene, io vi saluto e buon proseguimento, arrivederci. Grazie mille, chiamiamo l'ultimo gruppo, che è il gruppo di Giuliano. A conclusione proprio, sono portato la cacca perché è utile in questi casi, grazie. Allora, io vorrei soltanto dirvi grazie di averci ospitato in questa bellissima serata, perché a parlare del nostro progetto, quello che ora vedete lì, su uno striscione, sì al distretto del riciclo e no all'inceneritore, condensa in queste due frasi quello che oggi il Movimento 5 Stelle è la trasformazione della nostra lotta sul territorio. Noi non siamo più quelli che dicono no all'inceneritore. Non siamo più quelli, come i primi mesi del nostro intervento in Parlamento, erano quelli che dicevano no a dire che l'unico modo per risolvere è l'inceneritore. Noi col distretto del riciclo, che è difficile adesso sintetizzarlo, insomma, nel senso che prendiamo una busta della spazzatura che sta lì nell'angolo della strada da due settimane, che puzza, che sia quella che sia, la prendiamo, la apriamo e scartiamo le cose da dentro, lui da una parte, la plastica, l'alluminio e così via. Stiamo parlando di 150 campi di pallone che noi vogliamo trattare in questo modo per differenziare e recuperare e non spendere 500 milioni iniziali per costruire una fabbrica di morte che porterebbe alla distruzione totale di un territorio già gravemente provato. Grazie. Grazie mille. Con questo intervento si chiudono anche gli interventi dei vari meetup. Facciamo un applauso anche a tutti gli intervenuti, a voi che siete rimasti con storica resistenza fino adesso. Io vado a fare i consueti saluti, salutiamo i nostri eroi, i nostri parlamentari 5 Stelle, Sergio Puglia e Carlo Sibilla. Salutiamo il leader di Insorgenza Civile, Nando Di Ciglio, si è spostato nelle retrovie, sta lì. E salutiamo l'avvocato Giordano che ci ha dato grandissime indicazioni su come stasera dovevamo porci nei confronti di usura e anatocismo. Detto ciò, vogliamo ringraziare i ragazzi che hanno organizzato, tutta l'organizzazione, tutti voi che siete intervenuti. Abbiamo realizzato una registrazione di questo nostro incontro che potete trovare, immagino, fra qualche giorno online, magari la mettiamo anche all'interno dell'evento che era stato realizzato, quindi per chi volesse andare a risentire specialmente le parti tecniche fatte dall'avvocato, insomma, potrà sicuramente farlo. Detto ciò, un saluto a tutti e speriamo che sia stato utile quello, gli interventi di oggi. Grazie a tutti, arrivederci.
Mm-hmm.